premio speciale dello Standout Woman Award all'ANA per la presenza in ogni situazione di difficoltà e di calamità. La consegna nell'aula a gruppi parlamentari di Montecitorio a Roma. La tradizionale messa di Natale degli Alpini in Duomo a Milano ha chiuso le celebrazioni per il 150esimo del Corpo degli Alpini. Parole di speranza per una possibile mininaia da parte di Ignazio La Russa. Tra le quattro città candidate ad ospitare la Dunata Nazionale 2024, Vicenza ha avuto la meglio. La proclamazione in diretta streaming ha raggiunto in pochi minuti tutto il mondo alpino. Costruire un edificio religioso ed un oratorio nella città di Pemba in Mozambico. A 30 anni dalla missione Albatros, l'ANA torna ad aiutare il martoriato paese africano. Già avviata la raccolta fondi. È un riconoscimento speciale quello che l'Associazione Nazionale Alpini ha ricevuto nei giorni scorsi a Roma, assegnatogli dalla commissione di valutazione del premio internazionale Standout Woman Awards, presieduta da Anna Maria Gandolfi, consigliera nazionale di parità. Il premio, nato nell'ambito dell'Expo 2015 per dar voce alle donne che nella loro ordinarietà fanno cose straordinarie, nel 2016 vide la nascita della sezione maschile e delle aziende che sviluppano progetti innovativi di welfare con menzioni speciali, come appunto quella attribuita all'ANA. Questo riconoscimento speciale con menzione e menzione vengono assegnati all'Associazione Nazionale Alpini per gli alti valori di cui sono portatori tutti gli uomini e le donne che la compongono. Tutti devono conoscere e riconoscere il grande lavoro che l'alpino fa, gli alpini fanno, la grande sinergia. Bisogna prendere esempio da loro. Sanno fare tutto, tutto. E poi sanno essere coesi, sanno fare squadra. Laddove c'è una calamità e c'è un problema, l'alpino c'è. E quindi la società dovrebbe imparare veramente a essere così nel modo operativo della vita, nei momenti difficili, perché è molto importante avere questi modelli da imitare e speriamo veramente che i giovani comprendano quanto è importante essere un alpino, che non vuol dire togliere agli altri corpi, ma l'Associazione Nazionale Alpini ha molto da dare, molto da insegnare alle nuove generazioni. Presenti alla cerimonia di consegna del premio internazionale in aula gruppi parlamentari a Montecitorio a Roma, un nutrito gruppo di consiglieri nazionali ANA, il direttore dell'Alpino Massimo Cortesi ed il vicepresidente vicario Federico Di Marzo. Quello che devo dire più ha commosso è la motivazione del riconoscimento che ci è stato dato, perché veramente dice che cos'è l'Associazione Alpini, cosa l'Associazione Alpini fa, come l'Associazione Alpini coinvolge in particolare i giovani, perché anche quello è stato un aspetto importante, il legame che c'è fra l'Associazione Alpini e il territorio, quindi ha legato insieme quello che ha fatto per il Covid, ovviamente, che è stato un po' un riferimento che continuativo in quasi tutta la premiazione, e lì credo che l'Associazione Alpini è stata abbondantemente protagonista. Specialmente abbiamo visto il contesto, abbiamo ricordato quello che ha fatto a Bergamo, a Brescia, per cui veramente una giornata emozionante, una giornata particolare, una giornata in cui si è riconosciuto da più parti chi sono gli alpini, che cos'è l'Associazione Alpini e cosa fa l'Associazione Alpini. Il concerto della fanfara della Brigata Alpina Iulia in Piazza Duomo sabato sera, pochi minuti prima dell'inaugurazione della mostra storica dedicata alle penne nere, ha anticipato di qualche ora la tradizionale messa di Natale che richiama ogni anno a Milano centinaia di alpini. La mostra, allestita in una tenso struttura nel cortile d'onore del Palazzo Reale, sarà visitabile fino al 18 dicembre. E chiude, come la messa in Duomo, il 150esimo anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini. Non potevano, come ho detto, non finire proprio qui a Milano, perché qui a Milano è stata costituita l'Associazione Nazionale Alpini, qui a Milano era giusto che si chiudesse anche i 150 anni del Corpo degli Alpini. Bella cerimonia, bella partecipazione e credo che sia stato un momento significativo e da ricordare, storico. Oggi con questa bellissima giornata si conclude questo 150esimo che chiude
gli sforzi di 150 anni degli alpini come in un abbraccio così grande di tutti gli alpini presenti oggi qui a Milano. Credo che sia veramente il segnale più forte della nostra arma e del nostro corpo. La chiusura delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita del Corpo degli Alpini non ha però messo in secondo piano il vero senso con il quale è nata la messa in Duomo. Ci ha fatto piacere che gli alpini fossero presenti numerosi, anche se questo ha voluto dire dover partire presto dalle proprie valli, dalle proprie città. E questo ci ha fatto molto piacere, ma soprattutto non tanto per noi, ma perché al di là della cerimonia conclusiva del 150°, ricordiamo con la messa in Duomo chi è andato avanti. Presente alla cerimonia anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che si è detto favorevole ad un periodo di formazione per i giovani, per cui sarebbe già pronto un disegno di legge. Non solo per quello che hanno fatto in difesa della patria, ma per quello che continuano a fare in ogni occasione di emergenza, di necessità, di calamità. Io credo che la loro richiesta di avere anche un breve periodo, volontario dico io, di servizio alla patria da parte dei ragazzi, dei giovani, debba essere preso in considerazione. Commentavo con i miei collaboratori che nonostante ci sia purtroppo l'età che avanza per molte di queste persone, comunque c'è sempre una partecipazione che non è soltanto formale, celebrativa come abbiamo potuto vedere, ma come c'è stato anche garantito, assicurato a parole molto chiare dal Presidente del Senato, il Senatore La Russa, che effettivamente gli alpini sono sempre presenti e pronti a supportare la popolazione italiana in caso di bisogno. Allora, visto il ballottaggio che si è svolto tra le sezioni di Biella e la sezione di Vicenza, hanno ottenuto voti Biella 10, Vicenza 13, quindi Vicenza sarà l'organizzatrice della Dunata 2024. Auguri a Vicenza e grazie a tutte le altre tre sezioni che hanno partecipato, Viareggio, Modena e Biella. La comunicazione avvenuta in diretta via streaming in pochi minuti si è diffusa in tutto il mondo alpino. Dopo una prima votazione per scegliere tra Biella, Modena, Viareggio e Vicenza, le quattro città candidate ad ospitare la Dunata 2024, non avendo raggiunto la maggioranza assoluta, si è passati al ballottaggio delle due che hanno ottenuto le maggiori preferenze. Una votazione a porte chiuse all'interno della sala del Consiglio, comunicata solo in un secondo momento ai presidenti interessati. La Dunata del 2024 sarà a Vicenza. Grazie. Il gran lavoro che è stato fatto di preparazione ha pagato. Io di questo devo ringraziare chiaramente i consiglieri nazionali che hanno voluto, hanno creduto, hanno sostenuto, hanno votato la nostra città, hanno votato Vicenza, hanno votato la provincia di Vicenza e hanno creduto nel nostro progetto. Devo anche ringraziare i colleghi presidenti che sono stati qua con me fino a qualche minuto fa per il loro grande lavoro, grande impegno e chiaramente li ho invitati a Vicenza per il 2024 e sono raggiante. Indubbio il dispiacere da parte degli altri tre presidenti che sportivamente si sono messi in gioco sapendo che solo una delle quattro sezioni proposte avrebbe potuto ospitare l'evento. È chiaro che dopo tanto lavoro, dopo tanto impegno, anche per un presidente che non riesce, non gli viene aggiudicata la Dunata, chiaramente un po' di amarezza rimane, però l'amicizia e il senso di rispetto e responsabilità che abbiamo tra di noi per la nostra associazione è quella che comanda, quindi è l'ANA che comanda. Era il 1993 quando l'operazione Albatros in Mozambico vide impegnati gli alpini di leva. Il 16 dicembre il Consiglio di sicurezza autorizzò l'operazione ONU-MOZ con il fine di favorire il processo di pacificazione. In particolare la componente militare della missione ricevette il mandato di monitorare e verificare il cessate il fuoco, la separazione e la concentrazione delle forze contrapposte, la loro smobilitazione e la raccolta, stoccaggio e distruzione delle armi. L'Italia contribuì alla missione sino all'aprile del 94 con un contingente di 1.030 uomini fornito dalle brigate taurinense prima e Iulia poi. Nel trentennale della missione, l'ANA ha deciso di intervenire ancora una volta nel martoriato paese africano per costruire un edificio religioso e un oratorio nella città di Pemba, dove hanno dovuto rifugiarsi le missioni dei padri Cavanis.
in fuga dal nord del Mozambico, funestato da continui raid terroristici di miliziani armati che mirano ad impadronirsi di territori sempre più ampi. Per farlo ha avviato una raccolta fondi presso la Banca Intesa San Paolo, intestato a Fondazione Ana Onlus, rivolta a quanti vogliono aderire al progetto e di cui riferimenti per versare il proprio contributo sono visibili in sovrimpressione o sul sito www.ana.it. L'intervento sarà realizzato sotto la supervisione ANA, in accordo con la diocesi di Pemba, utilizzando soprattutto manodopera locale.